Secondo lei, perché molti intellettuali si sono avvicinati al Partito Democratico? Io credo che sia per la stessa ragione per cui mi ci sono avvicinato io, cioè molti già erano vicini e credo abbiano condiviso con me la speranza naturale che questo taglio netto, questo evento storico porta con sé. Insomma, c'è un'energia che tra l'altro è fatta anche della fatica di decine di migliaia di persone che si sono rimboccate le maniche, si sono messe a lavorare per un'idea, non per un guadagno, perché semmai il guadagno era mantenere le posizioni, no? Quindi un'inversione di quella tendenza conservativa che dopo un po' la politica genera in chiunque, che ha fatto un po' di strada e che tende, insomma, in qualche modo, per motivi personali, non per motivi di avidità o di voglia di potere, ma proprio per non rimettersi in discussione tutti i momenti, tende a conservare, crede in quello che ha fatto e quindi non lo manda all'aria. Il fatto invece che ci sia stata questa grande esplosione di energia ha attirato un sacco di persone che a loro volta avevano un po' di energia da metterci, ma soprattutto avevano bisogno di sentirsela intorno, e non c'è paragone con nessun altro evento politico che io abbia conosciuto nella mia vita.